Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Vanno in nomination e ci raggiungono qui sul palco soltanto due sui tre nominati, perché Claudio Cammarata ha avuto un imprevisto, quindi non sarà presente questa sera qui sul palco. Per intanto invito Angelo Licata, presidente del Canicattì Calcio, e Cesare Sorbo, direttore sportivo del Marina di Ragusa. Buonasera presidente. Salve Cesare. Allora, ad essere sincero, è un'accoppiata, manca Claudio Cammarata, però in questo caso abbiamo messo un'accoppiata importante, perché abbiamo la gioventù, con grande rispetto per Cesare, ci mancherebbe, e la voglia di mettersi in gioco in una bella realtà come Canicattì, e la saggezza, la sagacia importante nel calcio dilettantistico di Cesare Sorbo, che da qualche anno si è rituffato agganciando già grandi soddisfazioni proprio con il Marina di Ragusa. Io invito qui sul palco a questo punto, per leggere la busta e quindi conoscere il nome del vincitore, una persona che forse in questo momento è poco conosciuta nell'ambiente del calcio dilettantistico, però il papà era il mitico presidente dell'Icata Calcio, che arrivò a regalare un sogno a tutti i siciliani, una Serie B incredibile. Parliamo di Licata d'Andrea, ed invito qui sul palco suo figlio Massimo Licata d'Andrea per conoscere il nome del vincitore e consegnare appunto il riconoscimento quale miglior dirigente della stagione 2018-2019. Buonasera Massimo. Consegniamo la busta. Sarà lui a darci il nome del dirigente. Devi aprire questa busta e conoscere a questo punto il nome del dirigente che vince la categoria come miglior dirigente del campionato di eccellenza. Allora, miglior dirigente 2018-2019, Angelo Licata, Canicattì Calcio. Canicattì Calcio, consegniamo a Massimo Licata d'Andrea la targa, in modo che così sarà lui stesso a consegnarla al presidente del Canicattì, Angelo Licata, eccolo qui. Presidente, beh, non è ancora finita la stagione, ma siamo doppiamente contenti che avete veramente regalato un sogno al pubblico siciliano, un sogno soprattutto a questo paesino, poi tanto paesino non è ormai, è diventata quasi una città possente. Sì, una città importante, con una storia calcistica importante. Stiamo cercando di ripercorrere un pochino questa storia, con non poche difficoltà, perché abbiamo anche dei problemi a livello di struttura, quindi di stadio, però ci mettiamo tanta passione, tanto amore e non solo, e quindi proviamo a fare qualcosa di importante. Quando c'è la passione sicuramente i risultati arrivano, con grande sacrificio, e con grande sacrificio mi è piaciuto che ti sei ributtato, perché personaggi come te insomma non possono stare lontano dal calcio. Marina di Ragusa, ma in genere tutta la provincia di Ragusa, secondo me ha abbracciato questa tua voglia di ritornare a viverlo, questo calcio fatto anche di polvere a 360 gradi. Intanto grazie e buonasera a tutti. Eh sì, dopo diciamo un paio d'anni sabbatici ho deciso, mi hanno invitato quelli del Marina, e ho deciso di ritornare in campo. Diciamo che il compito è stato molto facilitato dalla bontà della società, della forza della squadra, dello staff, e quindi mi è venuto facile lavorare insieme a loro. Abbiamo raggiunto degli ottimi risultati. Sono contento che un'altra squadra ci raggiunge in Serie D, un'altra squadra siciliana. Tutte e due meriterebbero di approdare in Serie D, ma ci accontenteremo intanto di una. Siamo contenti lo stesso. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, più importanti allenatori, i dirigenti più bravi, tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.